Passato un anno dal nostro ultimo incontro e questa volta abbiamo un libro diverso, ma che per alcuni versi a me è sembrato la prosecuzione quasi di quello scorso, nel senso che sei partito con un racconto personale. Nello scorso libro ci hai raccontato la tua vita, la tua storia, come sei arrivato fino a qui. Qui hai fatto un passo in più, cioè quello che era una sorta di tuo romanzo di formazione, qui è diventato invece una specie di saggio corale, nel senso. Sono, è vero, le tue esperienze, le tue vicende personali sono servite attraverso, no, i salti negli anni, andando a ritroso e poi tornando nella contemporaneità a fare una riflessione sulla società contemporanea. Qualcuno direbbe un manifesto politico, poi ci arriviamo, ma sicuramente una riflessione che attraverso la singola esperienza ti ha fatto riflettere un po' su quelli che sono i 7-8 filoni principali su cui ci stiamo. Oggigiorno, perché poi quelli sono i temi. Merita un applauso, eh? Anche perché non è facile trovare una persona che ti presenta il libro così bene. La prossima volta l'introduzione te la faccio fare. La prossima volta l'ha detto, la prossima volta l'introduzione la scrivo No, ti io. mando la bozza e mi fai Dici poi. l'introduzione. E no, intanto grazie a Veronica Gentili per aver accolto questo invito, che ormai sta diventando quasi una consuetudine. Ormai Dopo una due tra. volte non c'è due senza No, è tre. quasi una tradizione Sì, ormai. è quasi una tradizione, quindi dalle nostre parti si dice piuttosto che si perda una tradizione, meglio che si bruci un paese. Allora, Quindi quindi è fatta, la ormai, consolidiamo. ormai è E segnato. poi un ringraziamento ovviamente per l'ospitalità e a Marsilio Editore, che è il materiale responsabile di questa avventura letteraria, se così la vogliamo definire. Ma tu hai colpito nel segno, quindi per questo dico si merita un applauso. Hai colpito nel segno perché poi alla fin fine. Le cose personali, quei camei personali che ci sono un po' in tutti i capitoli, servono solo per arricchire la narrazione. Poi alla fine trattiamo diciamo, i fotografi non devono disturbare. Fai Quell'ultimo questo? capitolo si chiama così, ce lo sta. Questo ho scoperto che è anche Veneto. Dai, buon esempio. Quindi, siccome dobbiamo adesso parlare dell'autonomia, evitiamo di parlare male subito. Cioè che già c'è un problema, Vicentino? Sentito, lo sanno tutti. Lo vedi? No, allora dicevo, scusami, dicevo, è fondamentale dire che non, questo non è un libro autobiografico, assolutamente no. Diciamo che il cameo di storia personale, di aneddoti o meglio di racconti personali serve un po' per portare il lettore all'interno dei diversi temi, insomma, l'omosessualità, il tema del fine vita, poi i temi che magari tu deciderai di trattare. E quindi renderli un po', diciamo, creare una sorta di soft landing, no? Un atterraggio morbido all'interno di questi temi che altrimenti potrebbero essere anche abbastanza rudi, diciamo, difficili da affrontare proprio d'impeto dalla prima parola del capitolo. Però sono temi odierni, attualità. Io, perché uno mi potrebbe chiedere, e viene che spesso tu lo dici tra le righe in questa tua domanda, cioè, ma alla fin fine perché lo fai? Perché penso che sia doveroso per un amministratore mettere anche nero su bianco. E in un momento nel quale, noi siamo in un periodo storico nel quale la memoria digitale si dice che ti fa fare come si può, archivi a tutto di tutti, è altrettanto vero che una modalità migliore è quella analogica, fare un libro. E quindi è un ipse dixit, no? Lui l'ha detto, resta lì. Il libro che abbiamo presentato l'anno scorso, alla fin fine, giorno dopo giorno, si sta consolidando e si attualizza e si realizza nella realtà. Allora, guarda, mi piacerebbe farci quello che non possiamo mai fare in televisione, quindi mi levo tutti gli sfizi, cioè parlare un po' chiaramente in questo libro, tu sei tu, però c'è anche il tuo pensiero, c'è un pensiero da cittadino e da uomo politico. E nell'uomo politico io riscontro come molto importante innanzitutto la cultura dell'amministratore, che è una cultura politica. Consentimi di dire che quello che viene fuori, c'è un punto su cui batti un po' in tutti i capitoli, che è quanto l'ideologia portata alle estreme conseguenze, quella che chiameremmo polarizzazione delle opinioni, che poi diventa una contrapposizione di fatto, secondo te alla fine diventa il vero problema, diventa nefasta per risolvere i problemi, per affrontarli, per guardare, per avere anche degli occhi puliti, moderni, diremmo così. E allora, per poi entrarci in questa questione, mi sembra che questo, quello che io evinco da un po' tutti i capitoli, ma evinco anche conoscendo un po' il percorso di Luca Zaia, è la cultura dell'amministratore, che forse è anche riscontrabile in altre figure che compiono il tuo stesso percorso e il tuo stesso ciclo, come se si approcciassero alla politica con non solo un pragmatismo del buon governo, che è la parte più ovvia che conosciamo,
ma anche con un minore ancoramento a quelli che sono delle fortezze ideologiche, a cui invece il politico puro, che magari ha praticato meno il governo sul territorio, ma viene da un altro percorso, si aggrappa di più. Sì, guarda, io non sono un esperto di calcio, anzi non lo seguo proprio. Hai mai trovato a me? Tra tutti e due non so dove quindi si avventurerà. Potremmo fare una serata sui cavalli, ma non sul calcio. Su non so. Quella la possiamo fare, sicuro. Beh, però ti dico una cosa, per usare una suggestione, dipende sempre dove sei seduto nello stadio. Se sei in tribuna hai una visione della partita, se sei in curva ne hai un'altra, se sei a bordo campo un'altra ancora, se poi c'hai la palla davanti al piede, cioè, lì c'è tutta la responsabilità. E quindi direi che è una questione di ruoli poi, no? Alla fin fine non è che gli amministratori sono i cavalli pazzi della politica, gli amministratori sono inchiodati davanti alle loro responsabilità. Pensa al Covid, l'anno scorso tu hai presentato il mio libro che parlava anche di Covid, e davanti al Covid l'amministratore non può permettersi le divagazioni sul tema, sa che comunque ha la responsabilità della salute dei cittadini, questo non lo si dice mai. I governatori hanno la responsabilità della salute dei cittadini, la controprova qual è? Che la Procura della Repubblica, se ti comporti male o qualcuno muore, ti manda un avviso di garanzia. Certo. Ti incrimina, ti processa. Dall'altro c'è da dire, io parlo di dogmi ideologici, no? Rubo un'espressione di Ottavio Di Brizzi, l'editor. Lui parla di riflesso pavloviano. No, Pavlo, cos'è che facevo? Fece un esperimento e, dando da mangiare ai cani, suonando la campanella ogni volta che comunque dava il cibo ai cani, a un certo punto, non dando il cibo, comunque i cani sentivano la campanella e c'era l'acquolina, cioè già erano predisposti. E quindi questo riflesso pavloviano in politica c'è. Rispetto ad alcuni argomenti è inevitabile, io non l'ho detto in maniera così violenta, ma lo posso dire, non l'ho scritto così violento, ma lo posso dire, rispetto ad alcuni temi parte il motore di ricerca, no? Se tu parli con noi, noi abbiamo un motore di ricerca, tu parli di autonomia, cioè noi abbiamo il riflesso pavloviano, certo. Cioè siamo subito pronti. E così sull'immigrazione, il che non vuol dire che gli altri non abbiano il loro riflesso pavloviano. C'è da capire fino a che punto la politica è legittimata ad avere dei riflessi rispetto ad alcuni temi. Cioè la politica è chiamata, a mio avviso, a cercare innanzitutto di lavorare contro l'entropia, no? Contro il disordine che si crea su molti temi, e cercare fino in fondo di garantire le libertà. Dopodiché, lo dico nell'introduzione, ogni parte politica non deve rinunciare alla propria radice ideologica, ma ci mancherebbe identità, e noi siamo lì perché rappresentiamo un'identità. Ciò non toglie che su alcuni temi forse una no-fly zone ci vorrebbe, cioè un'area di non volo, perché poi la politica ha tanti temi dei quali occuparsi, no? Cioè l'occupazione, i giovani, la crescita, tutte queste robe. Su altri temi però vediamo che questo paese a volte si concentra per mesi, dibattiti, su temi che se noi fermassimo i ragazzi, perché poi i ragazzi indicano la via, no? Noi siamo la parte più analogica della società. I ragazzi ti dicono, ma scusa, di cosa state discutendo? È questo il problema? Ma sono dei cittadini e saranno la futura classe dirigente. E probabilmente, magari anche leggendo questo libro, tra qualche anno qualcuno dirà, ma guarda te, perdeva tempo a scrivere queste robe, ma che roba è sta qua? Per dire che forse dobbiamo accelerare per essere un po' più al passo con i tempi. Secondo me da questo libro emergono due caratteristiche principali. Innanzitutto una tua caratteristica personale, che si parla molto in questa fase di resistenza al cambiamento, legata proprio a questa impasse tra due epoche, e ce lo siamo detti con il Covid, ce lo diciamo di nuovo con la guerra, ma prima di questo ce l'eravamo detti con il digitale, una transizione culturalmente importantissima a cui il paese stesso ha fatto resistenza, perché in parte spaventa, ha spaventato le generazioni più adulte, più anziane, ci sono state delle resistenze e anche i politici hanno paura molto spesso di cimentarsi con ciò che è nuovo. Quello che viene fuori da questo libro è che in qualche modo tu non hai nessuna resistenza al cambiamento, anzi parti dalla premessa che guardare con uno sguardo vergine quello che sta accadendo, e appunto vergine non vuol dire dimenticare le proprie radici, dimenticare chi si è, qual è la propria storia, ma andare verso un qualche cosa di altro senza portarsi dietro una zavorra ideologica che in qualche modo ti appesantisca e non ti renda libero. Allora, la mia domanda oggi, che è un po' una domanda forse attuale come non mai, visto il governo che c'è in questo momento nel paese, io, che è un governo di centrodestra in questo senso,
Cosa vuol dire oggi poter essere conservatori, che è l'espressione che viene utilizzata spesso per descrivere la destra, ma esserlo nella modernità? Perché tu dici spesso questo, non significa rinnegare quello che si è, ma non possiamo nemmeno, e lo ripeti nei vari capitoli, lasciare tutta una serie di tematiche appannaggio dell'altra parte politica, perché il fatto di essere conservatori, che vuol dire che noi di diritti civili, ora ne cito uno a caso, poi ne parliamo, ma non li nominiamo proprio. Quindi la consapevolezza che essere conservatori non vuol dire essere fuori dal tempo. Allora ti chiedo, come si fa? Ma partendo da un presupposto che la destra di 30 anni fa non è la destra di oggi. E quella che avremo fra 30 anni sarà diametralmente, diciamo, molto più evoluta del nostro destra pensiero di oggi. Sì. Ma così vale per la sinistra, ad esempio quando si parla di temi etici, non so, ne cito uno che non è citato nel libro, anzi è citato marginalmente ma non lo tratto, che è quello dell'aborto, cioè si verrebbe subito da dire che la destra è molto più, diciamo, contro la legge sull'aborto, tanto è vero che la prima domanda che ti fanno è, io appena eletto presidente di regione, la prima domanda che mi ha fatto, farà? Ma lei cosa farà come sanità rispetto alla legge? Ma poi mi chiedo però, alla fin fine, anche dall'altra parte della barricata, ci sono alcuni che hanno delle posizioni radicali, per estrazione culturale, certo, per storia di vita, perché comunque vengono da una politica che comunque ha fatto delle grandi battaglie. Io rispetto le idee di tutti. Per cui penso che sia fondamentale decidere, e non è facile, no? Cioè, tu parli di cambiamenti. Un giorno ho chiesto a Friedman, che è stato... ed è premio Nobel dell'economia, ha chiesto, la faccio a voi la domanda, così partecipate un po' e non guardate il telefonino. Ha chiesto a Friedman, no, ha più bisogno uno che ha o ha più bisogno uno che non ha? Secondo voi chi ha più bisogno? Sulla mano chi dice? Quello che ha sulla mano? O uno che non ha? Vedete, c'è un motivo per cui a Stoccolma danno il premio Nobel. Perché Friedman ha risposto, ha più bisogno uno che ha avuto e non ha più. Questa è la teoria dei bisogni. Certo. Allora, cosa significa sta storia, per farla breve? Che il cambiamento fa sempre paura, perché? Perché pensi di perdere qualcosa che hai avuto e non avrai più. E questo è il motore della vita, no? Cioè, superare questo fatto, no? Cioè, sono molte persone, se tu parli con degli imprenditori, dico, ma lei come ha fatto a fare questo successo imprenditoriale o, che so... dal punto di vista giornalistico, come televisivo, come nel tuo caso, tu hai rischiato, hai buttato il cuore oltre l'ostacolo, sei uscita dalla tua comfort zone. Allora io penso che la destra, che non deve assolutamente rinunciare, il centrodestra, comunque quella parte della politica, mi sono concesso che esistano ancora gli schieramenti politici, deve rinunciare alla comfort zone rispetto ad alcuni temi, che poi fra l'altro non si traducono più in comfort zone, rischiano di essere veramente dei problemi. Perché se uno dice, guarda, io vedo che nella mia alimentazione, mangiando questi tre cibi, non ho mai problemi, alla fine ti intossichi, perché poi va a finire così. Quindi direi che questo è un percorso naturale. Se dovessi farmi degli esempi di quali sono secondo te alcuni temi che rischiano di diventare... Ma ti faccio un esempio in maniera impropria. Non è vero che a destra si pensa che l'omosessualità sia una patologia. È l'omofobia che è una patologia. Però possiamo avere alcuni esponenti hanno posizioni radicali, che purtroppo fanno il portabandiera ma di loro stessi, ma vengono venduti poi sulla piazza come degli esponenti del centrodestra, ma in egual misura io mi chiedo perché magari qualcuno dall'altra parte della barricata non venga altrettanto, in altrettanta maniera valorizzato in questo modo, perché comunque anche dall'altra parte c'è qualcuno che ha queste posizioni radicali. Allora io dico, penso che su un tema come quello dell'omosessualità noi non abbiamo più nulla da aggiungere, dando come dogma che la patologia è l'omofobia, punto, possiamo girare pagina e non considerarlo un problema, perché non è un problema sociale, o meglio non lo dobbiamo percepire come un problema il fatto che qualcuno faccia scelte, diciamo, di vita, diciamo, in quella direzione, e parliamo anche di altri problemi oppure no, perché questo anche appiattisce la discussione e questo non fa bene al paese, perché poi questo è un paese, c'è un capitolo che si intitola Non è un paese per giovani, dove si parla ore, giorni e giorni di temi etici come questo, come fine vita, e poi ci si dimentica che abbiamo i ragazzi che fanno la valigia e se ne vanno via,
Quindi alla fine parliamo anche per nulla, perché poi alla fine saranno temi che non riguarderanno più nessuno. Un paese per vecchi non ha queste preoccupazioni, no? Sì, del fine vita no, in realtà non ne parliamo, parliamo più di diritti civili, omosessualità, legge Zan, abbiamo fatto dibattiti su dibattiti, il fine vita, lo dico anche parlando giornalisticamente, uno di quei temi per esempio di cui anche la televisione ha paura, perché a volte rischia di essere respingente, tu nel libro coraggiosamente ne parli, ciascuno di noi quando può ne parla e hai anche una posizione... coraggiosa, appunto, in questo senso, che non è scontata, perché quello che tu dici è vero. Ci sono alcuni personaggi che sono talmente estremi nel loro portare certe posizioni che poi vengono presi a simbolo quando si vuole, no, inchiodare la destra al proprio apparente pregiudizio. Poi ci sono però dei temi su cui c'è una reale difficoltà ad esprimersi e c'è anche una fonia di questa parte politica che teme questo passo in avanti, per esempio i diritti civili, quella che tu hai, lo dici, dici perché ne dobbiamo parlare ancora? Perché tu riesci ad avere nella voce, nella scelta di dirlo, un atteggiamento talmente tranciante che dopo uno che deve dire l'ha detto, basta, passiamo al prossimo argomento. Quando è che invece scatta il volerne parlare in una maniera morbosa? Quando non si sente quella disponibilità a dirlo in maniera netta e allora subito l'informazione, l'altra parte politica insiste. Ma se io penso che a volte accada anche qualcosa, te lo dico anche per esperienza, a volte affrontando alcuni temi che sono pavloviani, finisce che magari dici, ma nel mentre che tu esponi, dici la tua, pensi sempre a quelli che leggeranno, quelli che ascolteranno e chissà cosa capiranno, e finisce che poi esponi male un pensiero che magari aveva una linearità, una tranquillità unica. Ecco, non dobbiamo dubitare dell'apertura mentale dei cittadini, questo è un altro aspetto, i cittadini sono avanti. I cittadini lo dimostrano, vanno nello stesso seggio elettorale, votano il sindaco e che so un'altra votazione, scelgono uno a sinistra e uno a destra. Cioè, questo è il corpo elettorale che ha dimostrato di essere molto spesso molto più all'avanguardia. Guarda, nel 1982, facendo questo libro, a volte ti tocca anche fare qualche ricerca per non scrivere cazzate, no? Perché poi loro dicono, ma questa è una cazzata, chi te l'ha detta? Giustamente l'editor ha un ruolo, no? Onde evitare l'intervento di Ottavio, uno si avvantaggia. Esatto. E quindi l'editore dice, beh, senti, io ho scoperto, dico che non lo sapevo, parlando di transessualità, ne parlo anche se marginalmente, ma ne parlo, ho scoperto, voi sapete che in Italia si può cambiare sesso all'anagrafe, ovviamente con tutta una procedura, ma non con l'obbligo dell'intervento chirurgico. E penso che sia un fatto di civiltà unico. Enorme. Bene, sapete di quando è la legge? A me veniva da dire, ma sarà roba di 10 anni fa, quindi... È di 40 anni fa, 1982, piena democrazia cristiana, un paese che ogni giorno si alzava, i politici guardavano, leggevano l'Osservatore Romano per decidere qual era la missione del giorno, e questi hanno fatto una legge per il cambio di sesso. Domanda, oggi se dovessimo presentare una legge come questa, che dibattito... Non voglio immaginare. A che dibattito darebbe vita? Saremmo in grado di approvarla? E che non è che io, cioè... faccio il portabandiera di questo mondo, però dico, prendiamone atto che forse molto probabilmente qualcuno in quel momento amministrava per le prossime generazioni, non per le prossime elezioni, perché non era una legge che faceva consenso. Allora, visto che parli di consenso, però qui mi apri un punto che secondo me è l'altra grande questione, e torniamo alla cultura politica dell'amministratore. Cioè tu lo precisi proprio citando appunto una frase che è stata attribuita a più voci, cioè la differenza tra chi in qualche modo pensa all'oggi e allo statista che pensa al domani, tra il politico e lo statista. Allora il punto qual è? La politica oggi è molto attaccata al consenso, e al consenso nel senso proprio immediato, riscuotere oggi ciò che, no, come al tavolo da gioco, non hai neanche il tempo di giocarti la partita, già vorresti ricambiare le fiche dopo un attimo. Mettiamoci anche che questa compulsività del sondaggio, il digitale che ha reso la possibilità di percepire cosa piace e cosa non piace istantaneo, ha proprio derubricato l'approccio da statista, che è quello che tradurrei come un approccio strategico, non soltanto tattico, cioè non penso solo a cosa mi darà voti domani, penso anche a qualche cosa che sia funzionale, come tu dici per esempio rispetto alla transizione ecologica, al mondo che verrà, al mondo che io lascerò e che mi auguro di lasciare migliore di quello che ho trovato. Ma in realtà l'approccio politico molto spesso non è in questo senso, e questo è uno degli elementi, se vogliamo, più preoccupanti nel momento in cui uno esce dai ruoli reciproci e deve fare una riflessione seria, profonda. Sì, questo è il contratto sociale di Rousseau, il popolo ti delega a rappresentarlo, quando non lo rappresenti più ti toglie la delega.
Io qua vorrei un po' assolvere la politica, ma il popolo è pronto ad avere degli statisti? Vi faccio un esempio, ne abbiamo parlato l'anno scorso. Quando il 21 febbraio del 2020 scoppia il caso del Covid, noi siamo stati la prima regione in Italia ad avere il signor Trevisan, che è stato il paziente numero uno, certo, e purtroppo il decesso numero uno a livello nazionale. Io d'impeto ho deciso di fare un sacco di robe, le ho decise io, non qualcun altro che va a vendersele in giro, quindi di fare tutti i tamponi a Vo, di fare la prima zona rossa a Vo, di fare la prima, quindi la prima zona rossa, cioè, allora, isolare dei cittadini oggi è normale, allora abbiamo messo in New Jersey, e quasi i cavalli di Frisia vorrei dire, no, cioè i militari mimetica, e 15 giorni Vo è diventato, per 15 giorni, zona rossa, e non se ne usciva nessuno. C'era una roba allora fuori dal mondo, e devo dirti che i cittadini non si sono allineati e coperti, hanno fatto una polemica e non finivo più, perché io ho chiuso cinema, chiese, teatri, scuole, il Carnevale di Venezia ho chiuso. Allora, primo aspetto, il cittadino è pronto ad affrontare chi magari sa anche fare delle scelte impopolari? Ni tendente a no. Due. Ma te la giro, il cittadino lo sarà mai se non si ricomincia ad abituarlo? Cioè, se facciamo un discorso culturale educativo e lo faremmo per i ragazzi nelle scuole, è più semplice farlo, ma in generale il cittadino, se a un certo punto lo statista non si impone in quanto tale e dice così è. Sì, ma l'altro aspetto, secondo me, non, come si può dire, facile e che non ti aiuta, è rappresentato anche dalle altre istituzioni dello Stato. Ma noi ci dimentichiamo che io rappresento una delle istituzioni. Certo. Allora, nel momento in cui io avessi sbagliato, e quella si fosse tradotta in una banalissima influenza, io oggi non sarei qui con te, ma sarei in qualche procura a rispondere dei danni causati ai bimbi stressati da 15 giorni di chiusura di Vo, piuttosto che quelli che vendono maschere di carnevale, che non sono tutte le maschere che avevano in magazzino. Capisci che quindi questo è un paese programmato per non rischiare. Se tu pensi anche il tema Corte dei Conti, lasciamelo dire, se tu guardi alla fin fine, a valle contesta comunque quello che viene facile contestare. Oggi ho trovato Enzo De Luca, quindi non parlo di persone, diciamo, che condividono la mia idea politica. Lui mi diceva, guarda, cioè io con la Corte dei Conti ho un problema, perché ante litteram sono partito con l'idea del Green Pass, e siccome non c'era niente, ho comprato le smart card, le tesserine in plastica, insomma le schede, per darle ai napoletani. Dopo un mese ne esce sta storia del Green Pass. Quindi io, che volevo fare la certificazione, ho speso un sacco di soldi per dare, certo, a tutti la tessera del vaccino, adesso sono contestato, da quel che ho capito, mi diceva, dalla Corte dei Conti, dice, tu hai speso soldi e quindi hai fatto un danno erariale. Però capite che se facciamo così, anche i miei 3.500 tamponi di Vo, se fosse stata un'influenza, me li mettevano in conto. Tanto è vero che il tavolo, quella sera, quel 21 febbraio, il tavolo dei tecnici, dei miei sanitari, mi disse, guardi che questo è un danno erariale, perché l'OMS dice, dovete fare i tamponi solo ai sintomatici. Io invece feci tamponare tutti i cittadini, e addirittura anche facciamo un prelievo anche nei cani, nei gatti e nei furetti, dimostrando poi che non è proprio così vero che gli animali, i pet, gli animali da compagnia non veicolano il Covid. Però questo ci riporta, quando si dice abbiamo una classe politica mediocre, il punto poi diventa questo, e questo non si dice soltanto in termini nostrani, soltanto in Italia, spesso ormai si dice nella contemporaneità, ci sono politici che poi alla fine sono intercambiabili, non hanno grande spessore, non hanno grande visione, perché il punto passa da qui. Talvolta le decisioni, anche se non sei in un paese che non è programmato per rischiare, vanno prese rischiando, altrimenti tu non agisci mai. E allora poi quello che è un po', quando tu scrivi i pessimisti non fanno fortuna, è in qualche modo tu stai dicendo che poi se stiamo nel bozzolo a mantenere lo status quo e a piangerci un po' addosso, perché poi sotto traccia c'è anche questo, alla fine avanti non ci vai mai. E se questo, e qui arriva la figura politica, è imputabile al cittadino, culturalmente per il politico diventa anche un discorso di ruolo. Che ci stai a fare tu lì se diventi connivente col fatto che nessuno vuole fare un passo avanti o uno indietro, oppure ne fa uno avanti o uno indietro? Sì, diciamo che questo è un paese, io lo posso dire, sono da anni che faccio l'amministratore, io non sono mai neanche stato parlamentare, è un paese che sostanzialmente è malato, perché è un paese nel quale chi può fare il percorso netto nella pubblica amministrazione è sostanzialmente chi deve stare fermo, non toccare mai i pulsanti, perché la navicella va da sola,
capisci che è un paese che comunque non incentiva, ma non è neanche un bel segnale da dare ai giovani. E quindi questo è sicuramente un cambiamento di passo, un cambio culturale che dobbiamo fare assieme, ma bisogna che le istituzioni dello Stato rilasciano, lo ridico per la seconda volta, affianchino gli amministratori che hanno voglia di rischiare, perché noi il primo nostro nemico non è il cittadino che giustamente si incazza e ha anche ragione, dice vai mi chiudi in casa, cosa volete che faccia? Ma il problema sono le istituzioni che cioè, fanno troppo il catone e il censore quando non serve. In realtà tu metti anche che secondo me per scendere un po' poi nelle tematiche, nel libro, nei capitoli del libro, nel capitolo Non è un paese per giovani, tu metti insieme due concetti che apparentemente potrebbero sfidarsi l'un l'altro, cioè tu parli di una cultura del lavoro che è la base del funzionamento di una società, che in qualche modo è la base della nostra Costituzione, di cui tu appunto ti nutri anche molto in quanto veneto, conoscendo quello che è stato il tuo retroterra, come sei cresciuto, tutto ciò che ti circonda. E questo è un aspetto. L'altro aspetto è che tu invece vuoi sfidare lo stereotipo dei giovani sul divano, che sono quelli del nostro dibattito incessante sul reddito di cittadinanza. Quindi il cliché per cui no, c'è stata tanta polemica di tutti questi ragazzi che non hanno voglia di fare niente e stanno lì. Allora, come stanno insieme queste due cose? Cioè, anche lì c'è un discorso culturale. In qualche modo tu dici sottotraccia che dando il reddito di cittadinanza come sistema, non rispetto al di là delle necessità, io ti sto dicendo che impigrirti e imbozzolarti va bene. Ma sì, cominciamo col dire che la narrazione del fatto, cioè che quella che poi è quella che va per la maggiore, che i ragazzi sono dei lazzaroni, non ha voglia di lavorare, e qualcuno li ha definiti bamboccioni, io non la condivido. Penso che questa generazione sia migliore della mia, io lo dico, ma ne sono convinto. Ne sono convinto perché io incontro ragazzi, non so se voi li incontrate, cioè qualcuno incontra solo Lazzarone in giro, incontro ragazzi che si laureano, che sono masterizzati, fanno esperienze internazionali, che a volte mi stupiscono, io ho fatto l'università, sono laureato, ma sento anche dei sacrifici fatti per studiare, che ai miei tempi non si facevano, cioè quindi c'è una dedizione anche, quindi purtroppo quella è la foresta che cresce, che non ha voce. La pianta che cade, magari che è il vero Lazzarone, che non ha voglia di fare niente, cioè, c'è sempre stato, fa molta più notizia, oggi poi con i social, con i media si va molto meglio. Però in generale io direi, io condivido la posizione che ha il governo rispetto al reddito di cittadinanza. Il reddito di cittadinanza, ovvero quel sussidio che dovrà aiutare e aiuta coloro che sono in difficoltà e che mai riusciranno a entrare nel mercato del lavoro, ci vuole senza se e senza ma. E in molti paesi è adottato come misura di sostegno sociale, e pensiamo alla disabilità, pensiamo alle persone che vivono ai margini della società, e insomma persone che difficilmente sarebbero diciamo impiegabili in qualche processo, e ce ne sono. Ricordiamoci che viviamo in un paese dove abbiamo almeno 6 milioni di poveri, 500.000 ce li ho in Veneto. Detto questo, poi io nel libro, in quel capitolo, ma parlo anche di altro in quel capitolo, è un capitolo che mi piace, dico anche beh, però alla fine se c'è qualcuno che può lavorare dobbiamo fare in modo che ci vada a lavorare. Quando tu leggi storie di truffe che vengono denunciate dalla Guardia di Finanza o peggio ancora di persone che da 3 anni che attendono una dicono di essere da 3 anni in attesa di una chiamata, vuol dire che per 3 anni hanno percepito di fatto uno stipendio e questo non va bene. Penso che sia anche al di là dell'aspetto che è uno spreco, tutto quello che ci possiamo mettere sopra, ma è un fatto anche dal punto di vista educativo ed etico che è una roba che noi non possiamo assolutamente condividere. E questo è interessante, ma sì, è chiaro che questo capitolo ti preme perché in realtà è uno dei capitoli, parlando di questa generazione, tu metti l'accento su quello che ti interessa di più, tu anche su tutto quello che è lo stereotipo della società del digitale, intesa come una società no, ormai completamente livellata verso il basso, tutti ottusi, tutti completamente quasi lobotomizzati, tu sfidi tutti questi stereotipi, infatti aggiungerei anche che questo è tutto fuorché un libro passatista, no? Cioè non c'è l'inno al passato, come è passato, no, si stava meglio quando si stava peggio. Anzi, e dei momenti anzi ti senti quasi in dovere di giustificarti, come dire no, per carità, c'erano un sacco di cose belle, le abbiamo prese, ma io questo pianto greco del dire era meglio prima non ci sto. Non a caso uno dei punti su cui tu fai perno a più riprese è
parlare in qualche modo della consapevolezza che ha cambiato lo stato di cose. Cioè, tante decisioni, adesso che siamo in un'epoca in cui guardiamo in maniera ammiccante al passato molto spesso, tu dici, sì, adesso magari riprendiamo alcuni usi del passato, ma con la differenza che prima li facevamo inconsapevolmente, con ingenuità. Penso per esempio a tutto il capitolo in cui si parla di cibo, parlando poi, no, di transizione, utilizzo, anche cultura del benessere, e dici, certe cose si facevano perché o era così, non c'era alternativa, e invece dopo è diventato un po' il mito del contadino che è tutto biologico, no? E invece oggi, se torno a quello, è perché in mezzo c'è stata una fase, sono passato per la società dell'opulenza, sono passato per la ricchezza, sono passato per lo spreco e anche per un inquinamento selvaggio, e dopo dico, no, aspetta, se torno indietro ora è perché ho fatto dei passaggi mentali. Assolutamente sì. Ma guarda, mi viene in mente un aneddoto di Lino Toffolo, noto veneziano, comico, che io non ho mai conosciuto, però mi è rimasto impresso da ragazzo, ero studente dell'università, raccontò una piccola storiella per far ridere, però ha un impatto sociologico e dà una lettura della società. Dice che alla fine, cioè all'inizio, i giovani imprenditori, cioè crescono, fanno soldi, e qual è l'indicatore di questa opulenza, di questa ricchezza? Che le mogli si comprano la pelliccia. Dopodiché cosa accade? Accade che gli operai cominciano a risparmiare di quegli imprenditori, le mogli degli operai dicono, guarda che c'è, il tuo datore di lavoro, hai visto che sua moglie come la tratta? E alla fine gli operai risparmiando, riescono a comprare la pelliccia alle mogli degli operai, alle loro mogli. E cosa accade a questo punto? Che le mogli degli imprenditori diventano animaliste. Perché se ci pensate, sembra una cazzata raccontata così. No, no, invece. Però dà uno spaccato, magari qualcuno si potrebbe scrivere un libro di sociologia su un aneddoto del genere, dà uno spaccato veramente dei processi della vita. Quindi noi abbiamo esaltato, io faccio parte di quella sparuta categoria, siamo in pochi, che pensa che girarsi indietro sia solo una perdita di tempo. Perché, tanto è vero che c'è un capitolo, tu l'hai citato, quello dell'ambiente, ma mi piacerebbe parlare anche degli sprechi alimentari. E qua io dico, scusate, ma vogliamo piantarla di dire che una volta andava tutto bene, che era tutto naturale, che si mangiava bene, che era tutto bio, che... Ma sono un montagno di cazzate. Perché alla fin fine questi poveri contadini, cioè si spaccavano la schiena, magari a zappare, ci mettevano 100, è stato fatto un calcolo, 100 ore di zappa per tenere in ordine un campo di mais, cioè più o meno 10.000 metri. E poi è arrivata la chimica, gli hanno regalato i diserbanti e con un'oretta di diserbante un po' attrezzati risolvevano il problema. Io non li posso biasimare, ma rappresentano una generazione che hanno aperto le braccia alla chimica, ai fertilizzanti, agli anticrittogamici, e sono esattamente la popolazione che poi ha diffuso l'inquinamento, ha messo a repentaglio la sicurezza alimentare. Pensate alla vicenda DDT, cosa ha causato per la vita delle persone. E oggi allora cosa possiamo dire? Che se c'è una generazione che si preoccupa dell'ambiente in maniera seria, è la nostra, è quella tua, quella mia, quella dei ragazzi, quella delle persone che vivono oggi, che hanno la coscienza del fatto che il cibo deve essere salutare, ci deve essere sicurezza alimentare, e che la chimica non dà salute. Pensate solo all'approccio che noi abbiamo rispetto ai farmaci. I farmaci 20-30 anni fa erano fondamentalmente trattati come degli integratori. Già oggi noi abbiamo perplessità sugli integratori, no? Tu vedi questa capsula e dici, madonna, cosa ci sarà dentro? Quindi, assolutamente ti ringrazio per lo sottolineare, non è una consacrazione del passato, anzi, il passato è solo un sistema per prendere la rincorsa per guardare al futuro. Dire, boh, abbiamo sbagliato, cerchiamo di non fare più questi errori. Perché il passato non è stato pieno di grandi cose virtuose, è stato pieno di errori, ma umani, che avremmo fatto anche noi. Chissà quanti errori noi stiamo facendo oggi. Certo. Ad esempio, c'è il grande tema delle proteine sintetiche, quindi tutto quello che sono i cibi, diciamo, di nuova generazione, che è un tema sul quale noi dobbiamo interrogare. Col diretti che è sulle barricate su questo tema. Ma io, no? Penso a ragion veduta, perché alla fin fine noi dobbiamo difendere l'identità alimentare, la sicurezza alimentare, e non possiamo delegare all'industria la produzione di proteine sintetiche per l'alimentazione di un essere vivente, cioè l'uomo, che ha una sua programmazione, perché il suo filamento genetico, qualcuno ancora non l'avrà scoperto fino in fondo, ma comunque è un elemento di lettura rispetto alla natura e all'altra genetica. Quindi noi non sappiamo che impatto avrà. È lo stesso che è accaduto con gli OGM.
tutti dicono, ma gli OGM non fanno male. Ma chi lo dice che non fanno male? Noi introduciamo comunque delle modificazioni genetiche, l'organismo modificato geneticamente. E poi fra l'altro eticamente daremo, pensa, c'è una modificazione genetica nell'uva da tavola che dà acini senza semi. Quindi noi facciamo, piantiamo semi per non avere semi. Qualcosa non va. Eticamente siamo in mano non più alla natura, ma a chi ha il brevetto di quella modificazione genetica. Ma è una follia. Però noi cosa facciamo? E nello spreco alimentare dico, vogliamo la frutta perfetta, il cibo perfetto, meno semi ci sono meglio, eh? Chi è che mangia i mandarini ancora? Poco. Tu li mangi. Perché magari ti piace. I semi danno fastidio. E i semi danno fastidio. Cioè il mandarancio è già un'altra storia. Ma quella non è una modificazione genetica, quella è un'ibridazione che è come l'arancio non ha i semi. No, no, ma questo è molto interessante perché in realtà questo discorso che tu fai ci riporta anche alla guerra, al Covid. Noi abbiamo avuto improvvisamente alcune prese di consapevolezza e di coscienza sul fatto che una lunga epoca, che è l'epoca che tu racconti, l'epoca in cui si poteva fare tutto, arrivavano i farmaci, arrivavano appunto nuovi sistemi folgoranti anche nell'agricoltura, in cui tu dicevi, beh, ho risolto tutto, cioè i diserbanti improvvisamente tutti erano problematiche enormi che mi potevano distruggere un raccolto, l'ho risolto. E così via arrivavano tutti i prodotti commerciali, no? Anche il junk food cosiddetto, che era invece una svolta, ne potevi godere, ne potevi beneficiare. Poi improvvisamente, d'amblè, ci siamo resi conto che avevamo esagerato su tutti i fronti, tutto ciò che abbiamo dato per scontato, la pace di cui parliamo, no? Parli nel primo capitolo, facendo anche un parallelo con tutte le guerre dove forse mai, anche quelle che racconti prima, avevi assistito con tanta virulenza come l'ultima, perché l'ultima è stata molto più brutale nell'imporsi, pensa all'Iraq, erano diverse per quanto siano state forti. Poi c'è stato il Covid che ci fa capire che anche il fatto che vada tutto bene, madama la Marchesa, su tutti i fronti, anche da un punto di vista medico-sanitario nel controllo, non è vero. Poi capiamo che iniziamo ad ammalarci tragicamente per l'uso che abbiamo fatto di tutta una serie di sostanze e capiamo che un sistema di mondo che è il post-boom, tu lo dici, io non sono anagraficamente, generazionalmente veramente un boomer, ma ho vissuto con tutti i benefit da boom economico. Poi però abbiamo capito che esistevano degli effetti collaterali. Se oggi culturalmente si fa un cambio di passo è perché dobbiamo avere consapevolezza degli effetti collaterali che non conoscevamo. E questo mi sembra che un po' in tutti i capitoli tu lo racconti. Sì, sì, assolutamente sì. Ti dirò, basterebbe pensare al tema dello spreco alimentare che è uno dei grandi temi. Lì fai una proposta bellissima, poi ci arriviamo. Allora non parlo dello spreco alimentare. Io penso che sia assolutamente la lettura giusta quella che tu dai, no? Noi dobbiamo comunque rivedere tutti i nostri modelli, li rivediamo con una in virtù di una presa di coscienza, perché questo è inevitabile, è un percorso che dobbiamo fare assieme ai cittadini, cercando anche di capire, come ho detto prima, di non girarci troppo indietro, perché ho l'impressione che questo ci arresta molto nel guardare avanti. E poi lo dico anche nell'introduzione, cioè i pessimisti non fanno fortuna, cioè dobbiamo anche pensare che la vita non finisce, che il mondo non finisce qui, anche questa narrazione, no? Questo paese, che, ma non solo il paese, comunque il mondo occidentale dà sempre questa narrazione di che ormai cioè, tutto quello che si poteva fare si è fatto e quindi potremmo solo avere sto abbrivio, no? Non ci sarà vento più buon vento per le nostre vele. Ecco, questo secondo me è quello che deprime i nostri ragazzi. Ecco, in realtà volevo parafrasare il titolo, che appunto i pessimisti non fanno fortuna, ma da quello che tu dici un po' in tutto il libro io l'avrei anche tradotto i fondamentalisti non fanno fortuna, cioè tutti coloro che hanno una visione troppo ideologica e radicale su tutta una serie di temi. Allora ero curiosa di sapere, anche andando nella contemporaneità, secondo te oggi, quello che stiamo vedendo oggi nell'osservazione del nostro dibattito politico, no? Tu fai un appello anche alla pace sociale con cui chiudi il libro, ma ne parli diffusamente della coesione sociale già dall'incipit. Si sta lavorando nella nostra politica oggi per la pace sociale, per ben disporre gli animi a collaborare gli uni con gli altri? Ma guarda, secondo me no, ma non è una risposta scontata. No, no. Non faccio neanche l'avvocato difensore dell'attuale governo perché non mi compete, però se tu prendi ad esempio il fatto che non è ammissibile che un Presidente del Consiglio ne è appena nominato e che lì da qualche giorno, non dico neanche da settimane, viene già criticato
sul fronte delle intenzioni e neanche dell'operatività. Io dico, ma lasciamoli lavorare. Questo per dire cosa? Per dire che comunque c'è sempre questa tendenza comunque a creare il conflitto. E ti dirò che anche dal vostro mondo, cioè, non arrivano grandi aiuti, perché poi, cioè, anche la stampa, forse perché deve cercare la notizia, forse perché si vende di più con un conflitto che con una buona notizia, forse per altri motivi che non conosco, però, cioè, il sistema della comunicazione, anche questo è improntato sul fatto che ci devono essere sempre due contendenti. Io sono convinto che, ad esempio, davanti a un governo che si è appena insediato, io ho fatto anche l'opposizione nella mia vita. Ho sempre lasciato almeno un anno di tempo a chi si insieda, insediato, grazie. E ho sempre lasciato almeno un anno di tempo in modo tale che poi tu fai una opposizione coerente, responsabile e magari anche costruttiva. Magari io sarò un idealista, ma sto dibattito continuo non aiuta a crescere. E molto spesso anche i cittadini lo guardano da fuori non capendo perché. Perché poi alla fin fine, quando qualcuno viene eletto e magari viene scelto anche, diciamo, con risultati elettorali importanti, dovresti quantomeno rispettare, diciamo, le scelte del popolo. C'è sempre da chiedersi rispetto, per esempio, all'informazione, che chiaramente ci gioca su, ma se viene prima l'uovo o la gallina? Cioè, se l'informazione si limita a cavalcare quello che la politica ormai fa quasi come un tic, tu diresti come un riflesso pavloviano, che è un'altra espressione che anch'io utilizzo molto spesso, cioè ormai ognuno fa il proprio ruolo e lo fa a prescindere, e l'informazione lo cavalca, o se invece è l'informazione a convincere il politico a vestire questi panni, cosa che poi in realtà non so. A me sembra sempre che l'informazione in questo senso viva un po' di riverbero, perché quando poi l'ascolti i politici, quella parte lì te la fanno davvero. Ma sì, sai, è più facile criticare che costruire, no? Che essere propositivi nelle dichiarazioni. Dopodiché ti dirò che, io lo dico per esperienza, le domande che mi vengono fatte, che mi sono state fatte qui questa sera prima di entrare, che mi sono state fatte questa mattina all'altra riunione, sono sempre domande divisive, no? Certo. Vuoi più bene la mamma o il papà? Cioè, questa è una domanda classica, ovviamente non c'è la mamma o il papà, ma ci sono interlocutori politici. E penso che questo non aiuti a crescere, dopodiché sta nell'intelligenza degli interlocutori di capire fino a che punto spingersi. Questo però è un paese, io lo dico, cioè, nell'ultimo capitolo, che deve ritrovare un suo patto sociale, no? Un suo accordo, diciamo prima delle zone no fly zone. Adesso io non dico di essere come gli Stati Uniti, poi a me sono concesso che sia vero, no? Che chi perde dice, lui comunque è anche il mio presidente. Ultimamente non abbiamo proprio ultimamente non abbiamo questo esempio. Però questo è un paese, ad esempio gli Stati Uniti, dove solo il 25% elegge il suo presidente. Noi ci lamentiamo dell'affluenza delle urne. In Italia, ricordiamoci che negli Stati Uniti accade questo. Però ti posso interrompere per dirti che prima, secondo me, tu hai fatto un esempio eccellente. Quando tu dicevi, ma lo dice anche qui, io sono stato votato dal 76% dei cittadini e quindi sono tanti, ma io mi sento comunque di essere il presidente di tutti. E prima hai spiegato bene perché. Perché quando tu fai la scelta, poi alla fine, se finisci in procura, ci finisci per qualunque cosa fai con qualsiasi cittadino. Quindi tu non lo dici così da copione che sei presidente di tutti, ma lo sei davvero. Questa è una delle realtà che, per chi governa sul territorio e ha più il contatto con il cittadino, è più reale. Ad un altro livello, tutti quando ricoprono un grosso ruolo dicono io sono il presidente di tutti, io sono, per dire, il ministro di tutti, ma poi a volte è più difficile che sia vero. Cioè, questo di smettere i panni a prioristici del proprio ruolo di partito è più semplice quando poi davvero hai delle conseguenze se non sei il presidente di tutti, che quando tutto sommato puoi continuare a giocare su due fronti. Beh, questo è poco ma sicuro, lo dicevamo prima, no? La metafora dello stadio, della posizione nello stadio, è quella. Dall'altro ti dirò che io personalmente mi sento la grandissima responsabilità di cercare, non ce la farò mai magari, di rappresentare quelli che non mi hanno scelto, anche se sono minoritari, diciamo di gran lunga minoritari in Veneto, ma penso sempre a coloro che comunque non hanno nessuno che li rappresenta, che non mi hanno votato e che magari, cioè, non dico che covano un sentimento di odio, ma comunque di risentimento. Sicuramente non sono vincenti. Non sono vincenti, no? Cioè, dicono, cavoli, cioè, io ho perso, ho votato un altro, io ho perso. Cioè. E quindi la responsabilità sta nel fatto che il giorno dopo le elezioni la campagna elettorale deve essere conclusa. Cioè, tu non puoi portare la campagna elettorale all'interno dell'amministrazione. Io ho sempre cercato di farlo e penso che sia evidente che faccio così. E quindi anche, il che non vuol dire che tu devi rinnegare le tue idee, ma devi cercare di fare in modo che le tue idee, o le idee del partito dal quale provieni, siano quantomeno, diciamo,
edulcorato nel momento in cui le vai a calare, e se no un po' più un tailor made, un abito sartoriale che possa quantomeno essere rispettoso di chi non la pensa come te. Questo probabilmente possiamo anche dirci che è la grande sfida che sta vivendo Giorgia Meloni adesso, no? Una grande difficoltà in questo senso, che è trovare l'istituzionalità del ruolo e al contempo però tenere fede. Ieri ha fatto un'intervista, mi viene in mente il titolo, no? Io resto Giorgia, perché è difficile molto spesso anche, no, gestirsi nell'equilibrio tra quello che tu eri prima, il rapporto che hai costruito con i tuoi elettori, e il fatto che nel momento in cui il giorno dopo la contesa elettorale è finita e io sono il mio ruolo. Ma però la posizione vincente resta sempre di chi sceglie di amministrare per tutti, questo è poco ma sicuro, cioè che tu sia il Presidente del Consiglio o sia il Sindaco dell'ultimo comune d'Italia, comunque devi rappresentare tutti, e penso che lei farà così, cioè è inevitabile, perché poi alla fin fine avrà dei dossier che, al di là della posizione ideologica, saranno dossier da affrontare. Faccio un esempio, il retaggio dell'omosessualità, lei lo ha chiarito in più occasioni, ha detto guardate io non sono qui per portare posizioni estreme, ma sono qui per difendere e tutelare i diritti di chi comunque rivendica queste posizioni. Penso che, ma ripeto, non faccio l'avvocato difensore, cioè sarebbe anche un ruolo che non mi si addice. Penso che sia questa la vera sfida. Per ecco, ma caso. Proprio perché non lo fai, per esempio, voglio chiamarti in causa un elemento d'attualità che secondo me è molto efficace per quello che ci stiamo dicendo. Dibattito polarizzato, estremo, su questa storia del tetto per i pagamenti al Bancomat. Che è successo? Nel senso, era un provvedimento... Chi è che ha fatto scattare la polemica? Era un provvedimento necessario e l'opposizione è saltata inutilmente sull'attenti come riflesso pavloviano? Oppure è un tic del centrodestra che sul tetto al contante, sul pagamento in contanti fino a 60 euro, ammicca ad una parte di mondo e quindi si è fatta prendere la mano? Perché è diventato il tema che di nuovo, no? Curva nord e curva sud. Ma sì, poi alla fin fine guardiamolo anche nella sua banalità, ci sono degli operatori che si sono trovati nell'oggettivo imbarazzo di vedersi pagare magari un caffè con un bancomat, e ci sta, se è un diritto del cittadino ci sta, appunto, io non ho altro da aggiungere, e probabilmente dovremmo magari agevolare di meno gli istituti di credito rispetto a tutta questa... Sono parte. Perfettamente d'accordo, ma forse per non fare un dibattito così a curva nord e curva sud non bisognava fare questo dal principio, su cui voglio vedere chi avrebbe mai detto. Ho letto anch'io i titoli, quindi non ho seguito questa operazione, cioè ho letto anch'io i resoconti dai giornali. Dopodiché il tema del contanto è un tema molto più delicato. Allora, io non sono convinto che si combatta, diciamo, l'evasione fiscale abbassando il limite del contante utilizzabile. Da noi oggettivamente c'è un problema, l'ho detto in più occasioni, qualcuno l'ha anche evidenziato. Noi siamo la regione più turistica d'Italia, 73 milioni di presenze, 18 miliardi di fatturato, 66%, questo è il passaggio fondamentale, dei nostri turisti sono stranieri e vengono da paesi nei quali è normale girare col pacchetto dei bigliettoni, quindi entrano nel negozio di vetri di Murano, e presentano poi i bigliettoni, ma posso portarti i negozianti che te lo dichiarano? I negozianti hanno dovuto dire no, e così vale per molte altre attività, quindi penso che un aggiustamento ci volesse. Portarlo a 5.000 euro non ci vedo la fine del mondo, oggettivamente. Penso che i grandi evasori facciano ben altro che star lì ad accumulare 5.000 euro e andare a fare la spesa in giro. Ecco, forse si è creato sempre il solito grande dibattito, no? Cioè il contante significa evasione, però la verità è che comunque noi non possiamo neanche pensare che ci sia la paralisi totale anche rispetto a un settore come quello turistico, che da noi pesa moltissimo. Questo è importante, perché ero curiosa di capire qual è appunto la dinamica che scatta dietro ogni dibattito, anche qui tu trovi un pragmatismo legato poi alle ragioni contingenti, ma ti chiedo anche se secondo te c'è un atteggiamento pregiudiziale nei confronti di questo governo fuori dall'Italia. Cioè, posso dire una roba? Magari è anche impropria, però mi sento di dirla. Cioè, è un ragionamento che io ho fatto. Penso che ognuno di noi possa avere un minimo di risparmi in casa, no? 100, 200, 1000 euro, 500, questo è contante. Se d'amblè si dicesse che il contante non si utilizza più, ci sarebbe una sorta di cortocircuito. Penso che anche provvedimenti come questi permettano quantomeno di avere un minimo di buon senso nell'applicazione della norma, no? E quindi ci vedrei anche questo aspetto dietro a queste norme, che non vuol dire che tu devi incentivare quelli che hanno i pacchetti di bigliettoni a casa che non sanno più cosa farsene,
Però è pur vero che è impensabile, e saremmo anche degli ipocriti pensare che i cittadini non abbiano, che so, sotto il cuscino 100 euro in caso di necessità. Cioè non, cioè, e questo contante comunque dobbiamo garantire che possano usare. Saranno i 60 euro, lo utilizzeranno per andare a fare la spesa. Dopodiché il mondo è ovvio che va verso la moneta digitale, va verso, diciamo, i pagamenti con la carta di credito. Questo lo sappiamo. Però c'è una fase di transizione che è giusto utilizzare. E questo infatti è molto giusto, chiaramente poi fa specie, però questo ti sottopongo una cosa che ha fatto specie a me. Tu hai da un lato all'interno dello stesso governo Salvini che ti dice che chi vuole pagare il caffè col bancomat è un rompipalle, più o meno giusto che sia, e dall'altro hai il ministro delle finanze che ti dice no, alziamo, ma fate bene a disertare i ristoranti che non vi prendono il bancomat per i pagamenti fino a 60 euro. Allora lì anche culturalmente, che è il punto principale, non capisci qual è il messaggio che passa, perché se io decido che voglio... che fino a 60 euro posso pagarti in contanti, allora poi non devo indurre a disertare il ristorante. Ma sai, qui io non ho seguito questo dibattito, ti dico la verità, fra l'altro le dichiarazioni di Giorgetti le sento da te adesso, quindi evito di fare qualsiasi considerazione. Dico che oggi c'è una norma, verrà approvata in manovra, mi sembra di aver capito, sì, dovrebbe. Vedremo come ne uscirà dalla manovra, perché immagino che magari potrebbero esserci anche degli emendamenti. Il tetto di 10.000 abbiamo già capito che è diventato 5.000. Sì, questo sicuro. Poi non so se verrà ridotto o se verrà ampliato, staremo a vedere. Certo che se c'è una norma va rispettata e va portata avanti, dopodiché i cittadini si comporteranno di conseguenza. Ed ero curiosa anche di chiederti, te lo stavo chiedendo prima, se c'è un atteggiamento secondo te pregiudiziale da parte degli altri paesi europei nei confronti di questo governo, no? Ne abbiamo parlato tanto, cioè c'è stato un po' un timore, la dipartita di Draghi, no, tu sei sempre stato molto chiaro, hai detto è bene andare alle elezioni se si faranno delle cose, però certo la dipartita di Draghi è un problema, stavamo governando, abbiamo fatto delle cose fatte bene. Secondo te c'è uno sguardo un po' così scettico nei confronti di ciò che verrà fatto, forse perché ci si era abituati alla figura di Draghi, penso alle cancellerie europee, e quindi c'è resistenza? Ma sai, ti dirò, quale sarebbe stato il nuovo Presidente del Consiglio che non avesse avuto problemi di successione rispetto a Draghi? Cioè tu ci puoi mettere chi vuoi, cioè, Draghi ha uno standing talmente elevato. Draghi per assurdo, adesso non vorrei offendere Draghi del quale... cioè per il quale ho stima, però Draghi ha uno standing talmente elevato che anche se restasse immobile si percepirebbe la sua presenza. E lui era una sorta di salvacondotto, no? Cioè, perché poi alla fin fine la comunicazione internazionale era tutta su Draghi. Beh, io dico sempre agli amici, immaginiamo che Draghi invece che essere il nostro Presidente del Consiglio fosse stato il Presidente del Consiglio della Romania. La Romania avrebbe avuto un momento rinascimentale, sì, con un presidente assolutamente di standing internazionale. È vero. Però questo è un capitolo chiuso, quella fa parte della politica non di elezione ma di nomine. Adesso siamo tornati, diciamo, al contratto sociale, siamo tornati all'elezione, abbiamo un presidente del Consiglio che peraltro non abbiamo eletto ma esce dalle urne perché abbiamo eletto i partiti che lo rappresentano e sapevamo che sarebbe stata... Sì, l'avevate anche detto, certo, no? E sapevamo che sarà indicato dal partito che prende più voti. E quindi si sapeva che andava a finire così, ben venga. E paghiamo un po' lo scotto di una comunicazione internazionale che non è stata assolutamente dolce e benevola nei nostri confronti. La destra fa paura. Fa paura perché magari a livello internazionale ci sono stati degli esempi che hanno creato non poca discussione. Però penso che dai primi passi che si sono mossi si vede anche un'amministrazione del possibile, no? Del buon senso. Dopodiché la valutazione la devi fare sempre dopo mesi, dopo aver visto la manovra, dopo aver visto l'applicazione, dopo aver visto anche la trattazione magari di dossier che si presenteranno difficoltosi. Penso che noi comunque oggi dovremmo avere come driver la sfida della, diciamo, dello standing e della credibilità internazionale. A me piace che il Presidente del Consiglio abbia dedicato tutte le sue prime settimane di insediamento agli incontri internazionali, al fatto che l'Europa, perché questo, insomma, se ti arriva un vicino di casa e questo c'ha sempre i balconi chiusi, non lo vedi mai, dici ma cosa fa questo, è un delinquente, non lo so, ma se poi si presenta sulla porta di casa, ti porta una torta, una bottiglia per presentarsi, dice beh, educato, gentile, anche ospitale, magari lo invito a cena una sera. Io ho l'impressione che poi anche i rapporti umani siano fondamentali
E questo l'abbiamo sempre capito. Infatti qui, visto che stiamo parlando di Giorgia Meloni, una parentesi sul femminile mi piace farla. Nel senso, l'ho fatto anch'io nel libro. No, no, per quello dico. Dicevo che proprio perché ne parli tu invece di quanto, partendo dalla spesa con tuo papà, no? Che è un bellissimo aneddoto che per te è scioccante, perché anche se tu vieni da una famiglia, possiamo dire così, emancipata poi nella gestione della quotidianità, comunque fino a un certo punto certe cose le faceva mamma, certe cose le faceva papà, quindi la spesa con papà non era contemplata, quindi già questo tu lo racconti con il momento delle patatine come un momento mistico della tua esistenza, cioè che è rimasto tra gli elementi fondativi, però poi hai visto cambiare, quindi no? Citi le due rettrici della tua regione che sono donne e quindi come si muovono, e ora abbiamo anche una presidente del consiglio donna, quindi si è parlato tanto anche lì in un dibattito molto divisivo sempre su questa rottura del tetto di cristallo, la prima presidente del consiglio donna italiana che va a parlare, no, con Xi Jinping, che va a parlare con Biden, anche tutto quello che simbolicamente quanto significa lei che si porta una bimba in un G20 e il valore simbolico che questo ha. E tutta l'altra cordata che dice sì, bene, però poi devono essere legate a questo anche delle politiche che accompagnino il femminile, che lo aiutino, altrimenti rischia di diventare uno specchietto per le allodole, lo dico prosaicamente. Bah, intanto lei non è un maschiaccio, e ha la sensibilità che le dobbiamo riconoscere come donna. Io fra l'altro sono stato ministro assieme, io la conosco bene a Giorgia. Senti, due anni ministri, colleghi ministri. Io penso che potrà sicuramente... È vero? Sì. È vero, lo stesso governo. 2008-2010. Lei era ministro della gioventù, io dell'agricoltura. E adesso sul ministro della gioventù poi ti voglio chiedere una cosa. E, beh, io penso che sia una tussa, sia un plus per noi, no? Questo, di avere una presidente del Consiglio donna. Ma intanto a livello internazionale ce l'abbiamo noi, una presidente del Consiglio donna. Sì. Questo è un bel segnale. Sai, allora, dico questo... Sanna Marin quanti anni ha? 34? 36, sì, 34. 34 anni, che io ho anche conosciuto e si è fatta 10 giorni nelle colline del Prosecco. Quindi, se dovete programmare delle vacanze... In tutte le polemiche l'unica cosa che abbiamo capito è che la ragazza sa vivere. No, nel senso che... Che è allora, una che ha scelto un posto non male, diciamo. Adesso no? Si potrebbe dire l'avvento, no? L'arrivo di Sanna Marin nella scena politica finlandese è stato... vissuto e osannato da molti come c'è, cioè, veramente la modernità, una donna giovane, una donna presidente del consiglio e quindi premier. Dico, noi ce l'abbiamo, noi abbiamo la nostra Sanna Marin, dopodiché certo, le idee politiche saranno diverse, quello che vuoi, quindi penso che anche a livello internazionale c'è l'impatto di un paese come l'Italia, che non è, insomma, sai che siamo l'ultimo paese al mondo, cioè siamo il paese più bello del mondo, che arriva a presentarsi come una donna, secondo me è un bel segnale che diamo. Guarda, te lo dico da maschio, ma è un bel segnale che diamo. Però tu dici nel libro una cosa su questo, per esempio, sulla quale io sono d'accordo con te, tra l'altro, che le quote rosa, tra l'altro, rischiano di essere penalizzanti molto spesso, perché io le chiamo quote panda, cioè non prendo una donna perché è una donna capace, perché sa fare quello che fa, perché è la migliore, ma la prendo perché devo, no, per la parità di genere devo rappresentarla. Dall'altro lato ti chiedo, secondo te si è fatto abbastanza, cioè quella che definiamo parità di genere, non sulla carta ma nella pratica, è compiuta? No, assolutamente, cioè c'è ancora molto da lavorare, intanto le quote rosa sono... Tu lo dici a un certo punto, no, che un padre che riesce a stare dietro a un figlio malato con l'influenza è ancora un supereroe, sì. Mentre una donna che ha fatto la spesa con la schiena, mentre col gomito firmava, capito, le giustificazioni, intanto lavorava e finiva il meeting, è la normalità. Sì, multitasking, non si dice. Certo. Io penso che ce ne sia ancora molta di strada da fare. Poi c'è il tema delle quote rosa, è un tema che ti vede un po' tutelato, no? Cioè, tutelata, cioè c'è un terzo, anzi, oggi, ad esempio, nella mia regione, i candidati devono essere sostanzialmente al 50-50, 50% donne e 50% maschi. Però è pur vero che poi c'è una lettura successiva che va data, che mai nessuno dà, che le donne non votano le donne. Cioè, è vero, ma perché anche noi come genere siamo pieni di contraddizioni, eh? No, ma cioè io nessuno lo può negare. Lo dico senza vene maschiliste. Cioè, no, ma è vero. Devo prendere atto di questo. Penso che noi dobbiamo fare percorsi che siano intanto più tutelanti, perché se vogliamo rendere competitiva una donna, dobbiamo fare in modo che non sia zavorrata da problemi, diciamo ambientali. Pensate al tema degli asili nido.
Una donna che vuole lavorare, che faccia l'impiegata piuttosto che la super manager, ha bisogno comunque di una tutela rispetto al fatto che i figli devono essere accuditi. Ma infatti anche quando si dice che si vuole promuovere la natalità, altro tema molto discusso, dovrebbe voler dire facilitare la presenza femminile nel mondo del lavoro anche nello status di madre, non fare delle politiche perché la donna possa stare bene senza lavorare, perché altrimenti è chiaro che tu anche lì cerchi di fermare l'oceano con un bicchiere d'acqua, perché nel momento in cui l'emancipazione è andata avanti e una donna pretende, vuole lavorare, vuole compiersi come individuo identitariamente a prescindere dal ruolo di madre, tu glielo devi garantire. Sì, ma questo è scontato, lo dico in questo capitolo. E tanto è vero che questo capitolo inizia con la parità di genere per poi arriva il resto, andare all'omosessualità, alla transessualità, è quello che dicevamo prima. Penso che il percorso sia ancora lungo. Io non penso che questo paese, ma comunque il mondo occidentale, abbia veramente sdoganato il tema della parità di genere. Cioè ancora sicuramente è nei titoli principali, non è nei titoli di coda, ma oggettivamente di lavoro ce n'è molto da fare, dal tema della natalità, il tema degli asili nido, ma anche quello delle retribuzioni, diciamolo fino in fondo. Certo, perché il tema delle retribuzioni è un altro tema. Non è ancora equivalente. Se vediamo i dati nazionali, ci dicono che le donne a parità di inquadramento professionale percepiscono di meno dei maschi. Ecco, allora ci sono altre cose, c'è un'altra cosa che mi ha divertito molto, ce ne sono ancora un po'. Ma l'hai detto o lo vedo? Lo vedi, ogni volta ti stupisci, ebbene sì. Bravo. Lo vedi? Le leggi Young mi hanno divertito moltissimo, perché giustamente lui a un certo punto... Non è una puttanata. No, è molto divertente invece, per quello ti dicevo il ministro della gioventù, ci volevo tornare. Quello è stato un ministero, c'è stato per una fase, poi è stata un po' accantonata la questione, però non so se con un ministero di quel tipo in un altro modo. Lui nel libro dice a un certo punto ci sono le leggi green, cioè io inizio a tenere come considerazione a monte quando penso il mondo il fatto che devo avere un approccio ambientalista, ecologista. Forse se voglio ricoinvolgere una generazione che un po' è estromesso, non è un paese per giovani, era il capitolo precedente, no? Di cui abbiamo parlato, forse devo anche pensare che le leggi io le devo rendere a misura di giovane, quindi leggi in versione young, che è una prospettiva molto interessante. Ma sai, io sarei per candidare questo paese, che è il paese più bello al mondo. Cioè i giovani dov'è che vogliono andare? Dove c'è ospitalità, c'è vita, c'è territorio, c'è clima, c'è divertimento, c'è opportunità di lavoro, di crescita, di studiare. Ecco, perché noi non pensiamo di candidare il nostro paese a questo, no? Se c'è mai l'Italia deve vivere del turismo, beh, questo l'abbiamo capito, è la più grande industria in Italia, ma non solo. Però se noi ci candidassimo, riusciremmo a essere non solo attrattivi rispetto ai nostri ragazzi, ma ai ragazzi del mondo. Se si diffondesse la comunicazione, guardate, questa non è utopia, secondo me si può investire su un progetto come questo. Se si diffondesse la comunicazione, ci vorrebbe poco a livello internazionale, che l'Italia ha deciso di essere il paese ospitale per i giovani. Senti, se io ti dico Portogallo, tu dici ci vanno i pensionati. Certo. Perché ci vanno i pensionati? Perché so che le agevolazioni fiscali, che dal punto di vista delle pensioni, allora, mi conviene. Se dicessimo ad esempio che tutti i giovani che vengono in Italia pagano un affitto, lo Stato mette le garanzie affinché quell'affitto si trasformi in una rata di mutuo. Cioè uno dice, vabbè, non butto via i soldi, ho un progetto di vita, magari mi compro una casa in riva al mare, magari cerco, mi compro qualcosa, magari riesco a fare... Capisci che riusciremo veramente a far partire la roba che potrebbe essere virtuosa? Io credo moltissimo a questo. Il fatto della certificazione Young, che può far sorridere, però è una roba seria, perché se questo paese addirittura in questa comunicazione internazionale dicesse siamo talmente convinti che noi siamo quelli che aspettano a braccia aperte solo i giovani, visto che abbiamo una natalità, da qualche parte dobbiamo trovare i ragazzi, siamo convinti al punto tale che tutto quello che facciamo in questo paese lo vogliamo passare al vaglio di una sorta di una volta c'era l'indice e l'imprimato, no? Una sorta di vaglio per verificare che non sia, che abbia impatto zero sulle politiche giovanili e sul futuro dei giovani. Questo è molto. Uno dice, questa è casa mia, no? È un posto dove tu ti puoi far campeggio senza problemi, è un posto dove comunque magari poi, come si vede, non sei obbligato a spegnere lo stereo alle 10 di sera, ci sono delle aree dedicate ai ragazzi, ci sono dei luoghi che lo Stato ha deciso di dare, ad esempio l'archeologia industriale, ad esempio i giovani hanno un problema, moltissimi ragazzi suonano degli strumenti, no?
non ci sono solo gli Maneskin, fra l'altro danno vita anche loro a un nuovo fenomeno. Certo. Hanno problemi di trovare luoghi nei quali esercitarsi, perché nei condomini di garage li ammazzano con l'amministratore del condominio, perché in giro non ci sono spazi. Se noi avessimo un'area dedicata in ogni città, saremmo molto più attrattivi. Però guarda che con una che ha fatto la ministra della gioventù, secondo me potrebbe aver preso un discorso di questo tipo, eh? Ma lo dico seriamente. La prossima volta che l'intervisti glielo dici. Sì, ma glielo dico sul serio, perché questo è un argomento interessante, veramente, anche perché in questo invece è un rilievo che mi interessa fare a me, tu lo citi nel libro, ma la Caritas... corrobora quello che tu dici, l'assenza di ascensore sociale in questo momento, che è un'altra tematica dal punto di vista giovanile è abbastanza disperante. Cioè, noi abbiamo capito che ora la povertà che c'è viene passata di padre in figlio, cosa che invece in quegli anni lì di cui tu parli, gli anni in cui invece c'era per tutti, e anche se non pensavi ai giovani nel dettaglio, come giustamente tu dici, il giovane poi un modo lo trovava perché c'erano le opportunità. Ora le opportunità sono meno. Quindi io ai giovani ci devo pensare, perché altrimenti quello che succede è che se il padre è povero, il figlio resterà povero. Sì, ma guarda, anche utilitaristicamente, cioè vigliaccamente utilitaristicamente. Ah, certo. Chi le paga le pensioni così lingua. Anche poi. Ma lo dico perché alla fin fine questa è una prateria. Nessun paese a livello internazionale ci pensa. E i giovani comunque sono come, hanno un radar, no? Cercano, cioè i ragazzi vanno in Ibiza a fare le vacanze, vanno a Formentera, si scelgono delle spiagge, si scelgono delle località internazionali. Perché noi non possiamo candidarci a fare qualcosa che sia unico per i giovani? Sì, è vero. Cioè questo sarebbe il nuovo rinascimento per questo paese, altrimenti non siamo un paese per giovani. I giovani, peraltro lo dico, perché poi non è irrilevante questo, se avessimo l'80% del corpo elettorale, cioè gli elettori giovani, le politiche giovanili sarebbero imperanti. La verità è che questo è un paese di vecchi, adulti, cioè e anziani, e quindi inevitabilmente quello che fai per gli adulti, gli anziani, molto spesso non va bene per i giovani. Questo è un altro grosso problema. E quindi noi, domanda, e lo dicono in quel capitolo, siamo disposti a rinunciare a favore di una politica che guarda il futuro? Punto di domanda. Ecco, devo dire, tu fai tante considerazioni molto interessanti, c'è anche tutto un capitolo sul razzismo, lo chiameremmo così, che razzismo non è, per cui ho diverso tempo. Ottavio, dici subito quanto tempo abbiamo, perché un po' di... no, perché poi ho le domande che non gli riesco a fare, poi siamo in zona Cesarini? Cinque minuti. E allora adesso ricomincio a rispondere sintetico da Veneto, come fa di solito, non sarà più così generoso. Lì fai un discorso molto chiaro in cui dici, in qualche modo... sulla politica immigratoria che vengono, anzi delle migrazioni che vengono in qualche modo ormai prese come stato di cose, perché è evidente, tu lo dici che questo è, ma fai il raffronto con com'era prima. C'è una società dell'accoglienza che era programmata, Mario, no? Racconti, i cosiddetti marocchini, qualcun altro li chiamerebbe Vucumpra, li avrebbe chiamati Vucumpra, quelli che entravano nelle comunità e che ci entravano però davvero, diventavano parte della comunità, andavano a pranzo insieme. Poi tu ti chiedi se è perché il numero è diventato maggiore o anche perché c'è stata un'eccessiva lassità nel controllo dei comportamenti, delle regole, questo ha reso la convivenza più difficile. Però tu ne fai un discorso molto preciso di rispetto delle regole, no? Dopodiché, in termini numerici, mi sembra che quello che tu racconti è che qui l'emergenza non la vediamo. Il problema è rendere civile il tipo di coesistenza abitativa e comunitaria, ma non è un discorso numerico. Ma guarda, intanto si è rotto l'incantesimo, cioè, perché io dico anche nel mio Veneto l'ospitalità era dogmatica, no? Nella mia abitazione dei miei genitori, i miei non erano, mio papà è un artigiano, quindi non, e quando passava il marocchino a mezzogiorno si fermava a pranzare chi fosse, cioè era normale sta roba. Perché si rompe l'incantesimo? Perché comunque, cioè, non essere stati rigorosi nel pretendere il rispetto delle regole e soprattutto essere diventati fondamentalmente la Bengodi, diciamo, dell'impunità, ha rotto questo incantesimo, questo legame che c'era rispetto all'accoglienza, all'ospitalità. E oggi, a casa dei miei genitori, se dovesse risuonare, diciamo, un Vucumpra, non aprono. E considera che sono... Cioè, ma perché? Perché c'è un nuovo sentimento, che è quello della paura. Certo. Ma sull'accoglienza, sai, il Veneto ha un modello di accoglienza che è riconosciuto a livello nazionale come il migliore. Noi abbiamo oggi quasi 600.000 persone che sono ospitate, che hanno un progetto di vita, si sono perfettamente integrate. Il modello funziona. Loro sono i primi, quelli che si sono integrati, a lamentarsi del fatto
che per colpa di pochi pagano il conto tutti. Se tu parli con i magrebini, che è la più grande comunità in Italia, non solo in Veneto, o gli albanesi, i macedoni, e in generale, diciamo, con molte etnie, ti dico, guarda, a noi ci penalizza il fatto che tutti i giorni dobbiamo rilevare che la popolazione carceraria è più rappresentata da immigrati che da abitanti del luogo. E questo non è assolutamente in linea con la presenza nostra nella comunità. Questo non aiuta. Dopodiché, io penso che essere rigorosi nel rispetto delle leggi ci potrebbe aiutare a tornare ad essere molto più accoglienti. Oggi c'è molta paura. Però guarda che i numeri ci dicono che quest'anno sono arrivati 90.000 migranti dal mare, 140-150.000 dall'Ucraina, profughi veri dall'Ucraina, 20.000 dalla rotta balcanica via terra, ma contati anche male, perché contare gli ingressi, contarne 20.000 vuol dire che non sai quanti sono passati senza averli contati. Ecco, ma questo è un tema di sostenibilità. Una domanda veloce su questo, però. Si dice molto che le imprese del nord-est hanno sempre bisogno di manodopera, che anzi anelerebbero questo decreto flussi per poter avere, no, tutta una serie di persone che vengano a lavorare in Italia. Questa è una vulgata oppure è vero? Ma le imprese ormai hanno bisogno di manodopera specializzata. Questo è il vero tema. Io conosco imprenditori che dicono, sai, io quel moldavo che è un tornitore non riesco ad assumerlo. Dall'altro poi, cioè, manodopera indifferenziata, è difficile che ti dicano che ne hanno bisogno, nel senso che hanno bisogno di manodopera specializzata. C'è un problema di formazione della manodopera, fondamentalmente, che leggevo che adesso nell'ultimo decreto flussi dovrebbe essere così. Dovrebbe esserci anche la formazione. E bisogna tornare alle origini, bisogna tornare a capire che noi dobbiamo essere innanzitutto aiutati dall'Europa, perché l'Europa si dimentica letteralmente di noi. Noi siamo diventati il ventremolle dell'Europa per quanto riguarda l'immigrazione. Lampedusa è il confine d'Italia, non dell'Europa, questo è scandaloso. Direi che dobbiamo pretendere che l'Europa abbia ruolo anche sui ricollocamenti, perché molti poi di questi... se ne vogliono andare. Ma sì, se ne vogliono andare, hanno ricongiungimenti familiari, conoscono qualcuno in giro per l'Europa. E poi tu vai a vedere i ricollocamenti, quando leggi che la Francia doveva ricollocare 3.500 persone, che è nulla, ne ricolloca una trentina, capisci che qualcosa non funziona. E rimanda indietro, sì. Allora, visto che abbiamo poco tempo, voglio chiederti dell'autonomia, che so, insomma, essere il tuo cavallo di battaglia, una delle cose... No, doggy bag mi dovevi chiedere. Tutte e due te li chiedo, Ottavio avrà pazienza, che può fare? Loro non ce l'hanno più, ormai li lasciamo adesso. Adesso sì, adesso a breve li lasciamo, però quello è il tuo cavallo di battaglia e mi porta a chiederti quali sono le funzioni imprescindibili della Lega oggi. Cioè il partito Lega, che nasce con una vocazione e mi torna in questi giorni in mente, ora che abbiamo il buon vecchio Umberto Bossi che ha dato vita a questo comitato del Nord, ha fatto i suoi primi incontri, c'erano, non so, persone accanto a lui, ex ministri, penso a Castelli, e in qualche modo torna a parlare di una Lega che dovrebbe avere quella vocazione per avere una sua ragion d'essere, quella, una Lega Nord. Invece è stata fatta nel corso degli anni da Matteo Salvini un'operazione completamente diversa, una Lega Nazionale che ha avuto altre missioni, altri obiettivi. Io ti chiedo oggi cosa deve essere la Lega? Il portabandiera senza se e senza ma e senza alcuna, diciamo, e senza negoziare del progetto d'autonomia. Noi di fatto oggi possiamo essere il portabandiera di una Costituzione che ancora non ha avuto adempimento, nel senso che non ha avuto sicuramente piena applicazione, e dall'altro possiamo dare una risposta identitaria che è unica. In un progetto nazionale l'autonomia non è altro che riconoscere l'identità dei territori. Considera che già oggi 8 regioni chiedono l'autonomia e sono convinto, anche oggi si parlava con il presidente De Luca, che anche dal sud pian piano ci sarà, diciamo, questa scelta, perché è inevitabile, cioè decidi a casa tua, si esalta il regionalismo e ovviamente si fa un investimento sull'efficienza e sulla responsabilità. Ma perché degli attacchi così duri allora sull'autonomia? Perché ogni volta, cioè quello che tu dici poi anche nel libro La Vulgata, i ricchi si vogliono fare gli affari loro, staccarsi dai poveri e lasciare il sud a se stesso? Perché se non ci fosse la Gentili che presenta il libro, che lo ha letto tutto, e venisse qua un'altra persona che ha letto il titolo e un po' di titoli di capitoli, rischia di dire cazzate. Quindi non ne sa niente, perfetto. Allora, il doggy bag che ci urge e poi l'ultima domanda. L'altra proposta che io ho trovato davvero divertente, lo dico a tutti, oltre a quella delle leggi Young che c'è tra le varie cose di cui parla, è rendere il doggy bag obbligatorio per legge. Effettivamente ci liberebbe dall'imbarazzo in mille situazioni. Cioè, che cosa consisterebbe? Beh, intanto risolviamo un problema,
che non ci vergogniamo più a chiederlo. Dice, signora, per favore, me lo incarta che magari domani no, lo metto al microonde. Cioè, questa ti guarda e dice, ma cavoli, ma bisogna dice, proprio... Ma stai messo così, hai pagato, va a casa. Esatto. Ma sai, allora, intanto noi siamo degli spreconi. Cioè, l'Italia spreca l'equivalente di 600.000 pasti al giorno. Non solo... E qui viene fuori la radice del piccolo Luca, qui dicevano, hai finito di mangiare tutto, hai imparato... Ma te non lo dicevano? Certo che sì. E quindi, fra l'altro il capitolo inizia così, certo. con l'esclamazione, no? Tipo non fate male grazie, no? Ve lo ricordate? E allora cosa accade? Accade che noi sprechiamo sicuramente al ristorante, perché vi ricordo che tutto quello che c'è viene servito al tavolo, deve essere gettato. Sì. Questa è una regola. Anche il panino, piuttosto che, deve essere buttato in pattumiere. Ma poi pretendiamo, proprio per formazione culturale sbagliata, di andare a fare la spesa, trovare frutta e verdura intonsa, bella, con ancora le gocce di rugiada. Il che significa che ci sono i magazzini pieni di frutta e verdura, cibo che viene sprecato e mandato al macero. Non c'è neanche più un modo di avere un'economia circolare, una volta c'erano gli allevamenti di maiali e altre robe, perché adesso anche questo non esiste più. Allora, 600.000 pasti, Doggy Bag cosa ci permetterebbe? Intanto di fare un salto culturale che è unico. Quindi far capire ai cittadini che lo spreco passa anche attraverso l'obbligo di portarsi a casa quello che resta a tavola. Due, non ci vergogniamo a chiederlo, perché molti vorrebbero chiedere... Cioè, vi ricordo che negli Stati Uniti si torna a casa con la bottiglia del vino, anche se è mezza piena o c'è ancora un bicchiere dentro. Tu li vedi girare questa bottiglia e dici, ma quello è ubriaco, no? Quello c'ha il bottle bag, no? C'ha il vino che si porta a casa. E poi io voglio anche metterci un terzo aspetto. Questo a me non capita mai. Ma neanche a me, però capita. Troppo, però. E poi c'è un terzo aspetto, che è quello anche dell'economia familiare, perché comunque a volte resta talmente tanto cibo che uno comunque riesce, una famiglia riesce anche a rifarci un altro pasto, che so, cioè il giorno dopo lo congela. Anche qui i temi del surgelamento, lo dice uno che le ha studiate, finiamo le vostre cazzate di dire, ah ma non si può più congelare, cioè il freddo è un batterio statico, quindi blocca tutto, quindi disinfetta tutto, congelate, se vi resta la roba la rimangiate, non morite, perché ci sono 100 milioni di bambini che soffrono la fame nel mondo, bisogna ricordarselo. Sì, questa è una delle maggiori fake news a cui crediamo tutti. E allora, l'ultima domanda, e questa volta te la faccio però senza quelle barricate pregiudiziali che si mettono sempre, non cominciate a chiedermelo, ogni volta che uno chiede a un amministratore locale, ma... Apro il cavallo. No, questa me la dovevi dire in TV, non me l'hai detta l'altra volta, quindi me la dici adesso. No, non ti chiederò cosa farai come prossima cosa, il cavallo puoi regalarlo a me. No, voglio sapere, mi hai detto espressamente l'anno scorso, ma io con dovizia te lo richiedo. Sei un amministratore, sei un presidente di regione, ti piace fare quello e non hai nessuna velleità di ambire a palcoscenici nazionali. Però siccome ora mi viene in mente l'esempio di Bonaccini, dopo quello che è successo, ha deciso di candidarsi alla segreteria perché c'è stata una situazione particolare nel Partito Democratico. E effettivamente in questo libro io leggo un disegno che è più ampio, cioè leggo una visione di paese, non leggo soltanto una visione da presidente di regione. Ti domando, inizia ad essere un'ipotesi che contempli o siamo al punto di un anno fa? Siamo un anno fa, nel senso che immagina se noi non avessi scritto nulla, direbbero ma questo non ha niente da dire. E quindi ho risolto il problema così. Niente. Il cavallo. Il cavallo, il mio regno per un cavallo. Vabbè, allora facciamo l'accordo e quando lo dovrei dire mi chiami e io ti do l'esclusiva. Mi preparo e facciamo un'esclusiva a Rete Unificata. Bene. Va bene, per oggi non ci dice che ha intenzione... No, fate un super applauso a Veronica Zampini. Per me, ma posso dire una roba? E come dice Crozza, forse farei incazzare qualcuno. Per me è diventato anche imbarazzante farmi presentare i libri da lei, perché li conosce meglio di me. Brava. Grazie. Brava, veramente brava. Grazie, è sempre un piacere. Allora, grazie a Luca Zaia, ricordatevi...